Signori, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video dal vostro Different Player. Ora sollevo un po' l'inquadratura, altrimenti mi vedete così tagliato a metà. Ebbene, oggi è l'ultimo dell'anno e quindi si mette una cosa rossa per buttare per buon auspicio e si buttano anche le cose vecchie. Beh, le cose vecchie da buttare sono indubbiamente, diciamo, l'ultima parte di dicembre che ha fatto l'Inter, perché quella con la Lazio, la partita di ieri, doveva essere la partita della svolta, e invece l'unica cosa che ha svoltato è la frittata dall'altro lato per cuocerla bene anche da quel lato là, appunto. Perché anche ieri i nostri cosiddetti top player, ed è una parola grossa definire qualcuno un top player, hanno steccato clamorosamente la partita. Vedi vari Perisic, Icardi, Candreva, lo spagnolo prelevato dalla Fiorentina, anche Borca Valero. Ebbene, tutti questi hanno steccato la partita. Quello di quelli che ho nominato, che sicuramente non ha colpa, è Borca Valero, in quanto è un po' avanti con l'età e di certo non si può pretendere che faccia tutte delle grandi partite per l'intero campionato. C'è però da arrabbiarsi moltissimo, sia con Candreva che sbaglia 80 cross su quasi 80, perché se ne azzecca uno eppure troppa grazia ricevuta. Poi c'è da prendersela purtroppo anche con Perisic, perché è pur vero che è indubbio che sia un grande giocatore, però è troppo troppo incostante. Infatti oramai sono già 3 o 4 partite che non sta rendendo, ma non è la prima volta che succede, per cui lui ne fa una buona, una molto buona, e poi cade in una specie di trance dove non riesce nemmeno a ricordarsi come controllare il pallone. Ed è una cosa veramente incredibile per uno che costa quello che costa, insomma, perché non è l'ultimo arrivato. Di Candreva lo abbiamo detto, Borca Valero lo abbiamo già nominato perché è anziano. Gagliardini, il solito confusionario, vuole fare, però alla fine conclude poco. Quelli che mi sono piaciuti sono assolutamente Santon, ottima prova, Cancelo buono e Skriniar che si sta rivelando veramente l'unico acquisto di quelli veramente notevoli che ha fatto l'Inter. Adesso la partita è finita, ci siamo presi un punto, non va bene, ma non va nemmeno malissimo, in quanto potevamo tranquillamente perdere con la Lazio, ci siamo andati vicini molte volte, quindi ci prendiamo questo punto che siamo riusciti a conquistare, perché di questi tempi non si parla di due punti persi ma di un punto conquistato, perché stiamo proprio messi male male male. E poi all'inizio di gennaio, precisamente dal 3 di gennaio, quando partirà il mercato invernale di riparazione, dobbiamo assolutamente fare degli acquisti a centrocampo, perché bisogna cambiare tutta la linea di centrali e anche in attacco, perché esterni e punta non vanno affatto bene, non vanno affatto bene se ci teniamo a fare un buon campionato e a piazzarci bene. Se poi vogliamo fare il campionato un po' come viene, un po' alla rinfusa, ossia tradotto malissimo, come è successo negli altri anni, perché sta succedendo la stessa cosa che è successa con Mancini e con Pioli, allora dobbiamo semplicemente rimanere così come stiamo e aspettare che finisca il campionato. Ma sarà un campionato modestissimo. Certo, se mi si ripresentasse alla porta il Manchester United che rivuole Perisic, io lo venderei, sinceramente lo venderei. Perché noi abbiamo bisogno di giocatori affidabili. Il Napoli, secondo voi, come mai è primo in classifica?
non perché non solo perché i giocatori che ha sono nominalmente e materialmente molto forti, ma soprattutto perché questi giocatori non solo sono forti, ma sono costanti e noi la costanza non ce l'abbiamo. E questa, diciamo, questa inflessione che colpisce ogni volta l'Inter potrebbe alla fine anche coinvolgere il povero Spalletti, che è l'unico o uno dei pochi che non ha colpa in tutto questo, perché lui sta già cercando di fare tutto il possibile. E diciamo, il fatto di ritrovarci terzi con la squadra modesta che abbiamo, perché è una squadra modesta, è un miracolo, cioè non pensate che dobbiamo guardare a quelli che stanno su, perché noi dobbiamo guardare a quelli che stanno giù. E se non stiamo attenti, ci prenderanno e ci sorpasseranno. E allora sì che sarà una grave, grave cosa. Comunque voi abbiate fiducia. Noi crediamo nella nostra Inter. La sosterremo sempre nella gioia e nel dolore all'Inter Eterno Amore. Fatemi sapere quello che ne pensate lasciando un commento qui sotto e lasciando un like al video se lo stesso ti è piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche, perché altrimenti YouTube non vi manderà tutte le notifiche per tutti i video che vengono caricati sul canale, ma ve ne manderà uno ogni tanto, una random, magari uno ogni 15 giorni, e non va affatto bene. Un saluto e un ringraziamento a tutti per aver visto il video fino a qui, tanti auguri di buon anno a tutti voi, grazie per avermi seguito in questo anno che è appena passato, e arrivederci al prossimo video. Ciao!